Marco Chitano è un'autorità per quanto riguarda Fallout in Italia. Dai, che lo salvo al montaggio sto vlog di merda. Caro Marco, la tua vita inizia adesso. Hai 30 anni, hai un posto nel mondo. Il mondo è il tuo parco giochi. Fai quello che vuoi. Achieve your dreams e fai quello che vuoi. E hasta la vittoria sempre e viva la luce. Io sto tipo qua in mezzo. Un po' qui, un po' lì. Caro dai, raga, ma sei andato un Marco. Po'. Oddio, caro sei... Marco. Sufficiente. No, io volevo dire che in realtà a 30 anni la vita è già finita, ragazzi. Basta. No! Basta. Basta. Hai già, ti sei giocato le tue cartucce migliori. Adesso è proprio un down. Orrore! Io sto morendo. Ma che cos'hai? Sto per morire. Devo chiamare l'ambulanza? No! No, non adesso! No, non stanotte! Voglio dire prima o poi! Boris, tutti muoiono. È inaccettabile. La vita è finita, basta. Vai, hai giocato le tue carte migliori. Mi sento come Boris Yelnikov proprio. Lui è finito, è tutto finito. Che si sveglia la notte e fa l'orrore. Tutto finito. Caro Marco, auguri per i tuoi 30 anni. E devi sperare di non finire così. Mo ti riprendo io. Che considerazioni hai di questa festa? Cazzo, so. Che forse ho esagerato un po' col bere. E non siamo arrivati ai 10.000 iscritti, ragazzi. Abbiamo un po' turbo. Zoom all'occhio. Iscrivetevi. Come cazzo la GoPro? Che cazzo? Zoomiamo dopo. Avvicinare. Zoomiamo in post. C'ha due occhi. Manco solo in misto. Mamma. Me lo sanno di tutti che si illuminano. Hanno detto tipo l'uomo falena. Si resero conto che quelli che stavano guardando non erano fari, ma giganteschi e spettrali occhi rossi. Si trovarono davanti a una creatura grottesca, alta 2 metri, con fattezze umanoide. Ma che palla! Tanta degenzura. Ma addosso a me, sei morto! No, un po' guarda, un po' su un piede mi è arrivato pure a me. Ecco. Ma mi stava anche... Scusa, non fatta apposta, stavo fatta apposta. Ma sì, ma come cazzo fai? Apri la bottiglia e fa... la spigne. Stavo a cadere io per i tipi, gli occhi a palla. Ho fatto... forza sulla presa ed è sponso di... non riesce a la potenza la sua... ma perché c'avevo sia il bicchiere sia la bottiglia, è il potere della flame zone. Marco Chitano è un'autorità per quanto riguarda Fallout in Italia, è ok, vero, per cazzo. YouTube Italia è vero, confermo, i coglioni, confermo, mi sottovaluto, arrivo. E mo che esce Fallout 76, se non vi iscrivete al suo canale siete degli vabbè stupidi idioti, però quella è la cosa sua. Ah cazzo, è vero. Dovrò tagliare tutto. Poi lo taglio sempre così per la schifo. Mi dici ottimo che me l'hai detto. Vabbè, sei dei birboni, è vero, non ci avevo pensato. Quindi, hasta la vittoria sempre. Vedo assicurazza che finisce dentro il video. Comunque lui cioè, ha bonificato le valuti, no? Quello è vero. Intanto te lo stragano per contenuti contro la community. Si stava meglio quando si stava peggio. Io sto soffrendo perché... nel mio canale no, nel mio canale non posso dire certe cose, raga. Quello degli altri. Io sono per il libero mercato, ragazzi. Sono per il liberismo, sono liberal conservatore, mi raccomando. In realtà è repubblicano, raga. Alla salute, uccidetemi. Come citazione a Capodanno. Ciao Marco, auguri per i tuoi 45 anni. In effetti sta male. Bastardo. Dio Marcone, un uomo un perché. Sta male. Sta male. Vorrei Sherpa e cose, il Pandoro qua sopra, vai. I cosi del Pandoro. Ma è un zucchero a velo, già. Sono diventato vecchio, brizzolato. Velo, però poi cosa sarà in realtà, non si sa. Qui inquadriamo il sasso, facciamo attenzione. No. A parte che ci state dietro tutto lo sfondo del Colosseo. Vedi, accetta però. Scelta adatta. Guardate la location. Paolo, ti levi dal cazzo, mi stai rovinando un momento epico. I nostri eroi decisero di intraprendere la strada del ponte. Mamma,
Ma l'alcol? L'alcol è mo messo in macchina. Tento tutto l'audio in pizza. Questa mazza è grande ancorone. Comunque guarda che stabilizza pure. Oh well, I'm the type of guy who will never settle down. Where pretty girls are, well you know that. Yes. Berni. No, devi essere Policari Corex. Andate tutti su YouTube. You Berner. Sto ubriaco bello. Io non bevo mai, quindi voglio fare la Sabri Gamer della situazione, ma sto ubriaco bello. This is the end, beautiful friend. Quando è successa sta cosa? A tutti quelli che riescono ad arrivare a Rione Monti entro tipo mezz'ora gli offro uno sciottino. No! Troppo. Venite. No, no, ma infatti lui ha mandato un video. Per me in diretta, però. Lui e Max non ha ben chiaro cosa stia succedendo. Non sa cosa siano le stories di Instagram. Dovete sapere che lui vive la vita come la vivevamo negli anni 90. Quindi non ha un telefono e l'unico modo per contattarlo è questo. Milos! Chiusa! Va bene, però la montiamo dopo. Ah, bravo. Per me è tequila. La mia signora, la tequila. È davvero strano. Ma io faccio il tifo per la ragazza. Ha una grande determinazione. E se penso alla sofferenza, io... panico. La tequila è la mia signora! La mia signora! No, no, che sbratto. È una cosa dolce. Dulce, fruttato. Da gay. Non sarai mica gay. Una cosa un po' da gay. Così. Allora, però questo lo montiamo dopo. Primo che viene qua a mezz'ora son... Va bene. Infiliamo prima di parte di fuori. Vabbè, metto tutti in pippo qua io. Esatto. Sentiamo prima di parte di fuori, poi sono bene però, Va bene. Allora, il primo che viene qua, ok. Lui ha già fatto la diretta per bene, è la faccia delle persone del locale dovrei quello. Esatto. Che ci guardano. Esatto, lui ha la faccia di tutte le persone, però abbiamo la faccia di tutte le persone, noi decidiamo. Sono amaro intero, gli abbiamo fatto finire il Paoletto e questo è stato l'esito. È vero, io sono così di natura. Dite che la camicia a barba avete tipo fratello. Io fratello questa! Io li odio i nazisti e l'Illinois, guarda un po'. Comunque è successo che mio fratello si è seduto, lei gli ha dato un pizzone sul collo, gli ha fatto guardi a fame. E da lì poi è partita tutta una diatriba. Boh, ma si è tornato lungo, si è girato. Sopra un cattuto. No, vabbè, dopo. E che c'entra? Ti serve una spalla. Vai a fare da spalla. Lui e Massimetto ha sempre usato come tecnica fingersi il principe azzurro di Fantachirò, ma ormai con le 2000 non fa più effetto. Se non mi piace, uno che mi fa, oh dai, quella... No, dai, vai tu. Bello, ma sì, vai. Ficca le mani da tutte le parti, la tecnica è quella. Ma sì. Questa è la favore, è tutta a Mr. Marra che dovrà fare un'analisi sociologica. Quando non sai che dire, allora gli narri la strada che fai per andare al lavoro. Della via Grazza di Grigna, tu adi. Sì, è così. La Grazza Prigna, tu ma l'hai riconosciuta? Oddio, ma lui quanto è dolce quel cagnolone là dietro. Scusa, ma hai riconosciuto a me? No, non mi ha guarda. Oh, questo è Kimmy Rossi Stewart, Oh, Kimmy Rossi Stewart. È attore famoso, Quanto hai girato, vedi? Quanto hai girato, vedi?
Oddio, ragazzi, hai vinto! Hai vinto tutto! Quanta chi lo dovete? Perché lui dice di essere chi mi rossi. Ecco le donne del gruppo invece che dissentono questo comportamento. Ha detto dovevi dire che eri più esperta. Guarda, la si è giocata male. Beh, cazzo, perché? Mi ha accannato da solo prima, quella a 29 anni, sono rimasto da solo. Accannato! Cazzo, c'era! Oh, guarda che decoglianiene questo, Oh, ma Davide, in un istante capii che quella ragazza aveva i minuti contati ed era arrivato il momento di chiudere il vlog. Volevi litigare? Ok, raga, grazie a tutti. Da qui poi la situazione ha degenerato, quindi ho fatto provare a fare già un ringraziamento la sera stessa, ma è andata più o meno così. Sarà qui in quadratura, quindi posso ristaccare. Che dovevo dire? Se tu ti ancora non ci credo, 50.000. Comunque, raga, grazie a tutti, io ancora non ci credo, quindi fingo di averci tutto sotto controllo, ma in realtà mi pare assurdo. Comunque, siamo 10.000, raga, e ormai se vi è piaciuto il vlog si punta ai 50.000 per un altro vlog, quindi iniziate a condividere tutti i miei video e tenetevi pronti perché ne arriveranno belli cattivi. Belli cattivi, ma che vuol dire belli cattivi? Arriveranno. Ne vedrete delle belle. Ne vedrete delle belle. Ma che faccia c'avevo? Che cos'è? Parlo un pirata. Ammainate le vele. Con occhio chiuso. Non lo so, mi era preso un attimo. Cioè, i momenti. Vado, sono un po' bipolare. Cioè, una volta sto tranquillo, una volta sto nel panico. Oggi mi stavo a rivedere. Mi stavo a tagliare troppo. Comunque, non sono riuscito a esprimere nessun concetto. Volevo dire, grazie a tutti quanti, ragazzi. Quelli che mi hanno sostenuto tutti questi anni. E gli ultimi 3 anni che ho aperto sto canale, grazie a tutti quelli che sono venuti alla festa. Seguitemi su Instagram, perché se rifaccio altre serate, festoni o cose varie, comunque vi invito su Instagram. E niente, raga, grazie a tutti. In descrizione trovate il link mio di Instagram, il link di tutti i canali di youtuber che erano presenti. Che poi il bello è proprio questo, perché nella depressione di aver compiuto 30 anni, comunque questo è il periodo che il canale sta andando meglio, siete arrivati tutti voi, sta per uscire Fallout 76 e quindi mi è stata da forza, quindi vi ringrazio di questo, sento proprio tipo il fomento che sta per uscire pure sto giocone, raga, e potremo fare i danni insieme. E niente, raga, comunque preparatevi per il vlog dei 50.000 che sarà qualcosa d'epico. Bella, raga.